Questo programma è offerto da Il Mondo Creativo. Scopri un mondo fantastico. Alla Fiera di Bologna, 22, 23, 24 marzo. Amici di Idee nelle Mani, siamo tornate. Siamo tornate con il martello e i chiodi, vero Mimma? Sì, siamo tornate noi. Siamo tornate a fare un lavoretto. Che cosa ci hai portato? Vedo una tavola di legno, di Ma tutto. Molto semplice, Natalia. Una tavola di legno e della lana, dei chiodi e un martello. Quindi e fin questo... qui ci dobbiamo preoccupare, no? No, che cosa... no. Facciamo un quadro fatto con dei chiodi. Essenziale, quindi. Sì. Va bene, va Molto bene. Essenziale. Tanto che, adesso io te lo faccio vedere su questa tavoletta. Sì. Questa tavoletta, per me, cioè per come deve essere l'effetto finale, secondo me è la più piccola che si può avere. Nel senso, al di sotto di questa grandezza... Meglio non andare. No, perché l'effetto non sarebbe bello uguale, okay. Capito? Quindi già... Questa è piccolina, però ti faccio vedere su questa come impostare il lavoro, perché io l'ho fatto su una più grande. Va bene, ok. Vediamo intanto che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo scegliere una forma semplice, ok? Se poi la prima volta che lo facciamo, scegliamo una forma semplice, che può essere un cuore, o una stella, o una luna, okay. Ok? Che abbia un perimetro abbastanza semplice. Poi volendo uno può anche fare una scritta poi. Se diventa bravo, dopo può anche intanto vediamo come, perché per ora chiodi e martello... Abbiamo una tavola, se vogliamo appenderla dopo, preoccupiamoci di mettere già i chiodini dietro, prima di iniziare a lavorare, perché dopo sarà piena di chiodi e risulterà difficile metterli dopo. Quindi, volendo, mettiamo già i chiodini per poterla appendere. Ok. Ok. E noi invece facciamo il nostro disegno su un foglio di carta bianco. E quindi... lo ritaglio così riusciamo a capire dov'è la tavoletta. Non deve essere preciso, deve essere solo al di fuori del perimetro della tavoletta. Okay. Mi sono fatta col cartoncino metà di un cuore, in modo che dopo lo ribatto e mi viene abbastanza simile. Quindi posiziono il mio cuore più o meno dentro la tavoletta. Ok. E lo ricalco. Un'altra cosa che ti dico, Martina, è che volendo uno può anche... la tavoletta, se è una tavoletta brutta sotto, colorarla. Anzi, sì. A maggior ragione, se sai già che non so, vuoi fare il cuore, lo vuoi far rosso, Lo puoi fare. Passiamo una mano tipo di acrilico, magari. Sì, bianco, o di te... cioè sì. Se il cuore vuoi farlo rosso, fai il fondo bianco, qualcosa che faccia risaltare di più poi il lavoro, ok? Quindi, ok, il nostro cuore l'abbiamo fatto. E ci siamo fatti il nostro disegno. Dopodiché iniziamo a martellare, tenendo il nostro disegno sotto, perché i chiodi vanno a formare tutto il perimetro del nostro disegno. Quindi è per quello che poi ho usato anche un pennarello nero grosso, in modo da avere... Allora, qui ti dico anche un'altra cosa. Io ho usato una tavoletta da 1,5 più o meno di altezza. Sì. Fino a un centimetro andrebbe bene. Più al di sotto direi proprio di no. Al di sotto no, perché poi devi piantare i chiodi. Pochissimo. Diventa un po' debole, potrebbe anche imbarcarsi. E l'altra cosa che ti dico, io ho deciso di mettere i chiodi a distanza più o meno di un centimetro. Poi, se uno è preciso e vuole, può anche prendere le misure. Quindi un centimetro più o meno, un centimetro. Cercando di non martellarsi il dito. Martellarsi, ma ce l'ho ancora e di martellare più o meno alla stessa altezza. Alla stessa altezza, sì. Tanto una volta messe giù tutte, dopo li puoi andare a pareggiare. Okay. Più o meno, è sempre una cosa... ad occhio. Ad occhio. Ti faccio vedere su quella che ho iniziato a casa e la termineremo qui. Va bene. Ok. Allora, io a casa ho fatto... Aspetta che lo faccio vedere a favore di camera. Questa è una luna. Ho fatto una luna. Ho piantato tutti i chiodini lungo il perimetro. E quello che risulterà dopo è questo. Quindi andiamo a togliere la nostra guida.
Sotto hai dato una mano sotto di io blu. Io ho dato un blu perché il pannello era un pannello di scarto. E ora dobbiamo andare a divertirci con la lana. Quindi partiamo da un punto. Facciamo un nodino. Facciamo un nodo. E poi andiamo da un altro chiodo. Facciamo un giro. Quindi deve essere abbastanza teso. Sì, facciamo un giro. Andiamo in un altro nodo, un altro chiodo. Un altro giro. Facciamo sempre il giro, intorno al chiodino. Un altro chiodo, un altro giro. Ma questa idea come ti è venuta? Così. Ma a me arrediamo la casa con tavolette, chiodi, ma i poster così che si trovano un po' commerciali non è che mi facciano impazzire. Però mi piacciono i quadri. Però siccome è il solito discorso, non sono bravissima a disegnare. Vabbè, ti abbiamo visto all'opera con quadri fatti con i bottoni. Sì, appunto, trovo tutte le materie alternative per evitare. Una volta qui abbiamo fatto un quadro con i pastelli a cera sciolti con il phon. Quello là lì, sì. Ecco. Quindi vado avanti finché non diventa una fitta rete di filo. E l'altra cosa che si può avere l'accortezza di fare è, dopo aver fatto tutti questi incroci, aver preso almeno una volta tutti i chiodini, quindi tutti i chiodini devono essere passati almeno una volta dal filo, sì. Consiglio di fare il perimetro della figura, quindi proprio una volta che abbiamo fatto tutto il reticolato passare così, guarda Martina, così, sempre facendo partendo un giro partendo da in cima, sempre facendo un giro intorno al chiodo, così, così, questo finale lo farei. Cioè, io l'ho fatto e adesso su quello finito ti faccio vedere perché ferma di più l'immagine. Faccio vedere, certo, su quell'altro, vedi? Questo quindi è intanto il perimetro. Viene così. Va bene, adesso questo è per dare un'idea. Questo così è il perimetro che uno deve fare alla fine, partendo da in cima, finendo qui. In modo che l'ultimo nodino viene qui, in fondo, insomma, la parte finale. Va bene. Su quello finito. Adesso lo prendiamo. Ecco qui. Quindi questo è l'effetto finale. Sì, questo è l'effetto finale. Io poi ho scelto di fare un unico colore, poi se uno vuole incrociare anche più colori. Quindi con questo ti è bastato un gomitolo? No, anche meno. Meno? Anche meno, perché dal chiodino io ci sono passata una volta e già basta come rete per me, come densità di filo. Poi ho fatto tutto il perimetro, come ti dicevo, perché finisce meglio il disegno. Va bene, e poi dopo ci possiamo sbizzarrire dalla luna, passare ad altri. Passare anche, sarebbe bello anche le scritte. Tanti colori, scrivere un nome. Bene. Un paesaggio, se uno è capace. Bene, 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 mi piace molto, Mimma. Grazie per questo lavoretto, come sempre noi siamo qua, ti aspettiamo con tante idee creative, grazie a voi per averci seguito. Noi siamo sempre qui con idee nelle mani, ciao a tutti. Questo programma è stato offerto da Il Mondo Creativo. Scopri un mondo fantastico. Alla Fiera di Bologna, 22, 23, 24 marzo.